Un rapido aggiornamento per gli amici italiani. Sta per iniziare il Consiglio europeo. Oggi e domani lavoreremo con gli altri leader europei. Al centro della nostra agenda ci sono le tensioni, varie tensioni nel Mediterraneo orientale. Quindi discuteremo dei rapporti tra Unione europea e Turchia, discuteremo della crisi bielorussa e poi ancora Nagorno-Karabakh, della crisi antica che si è ravvivata di recente tra gli azeri e gli armeni. E poi ancora discuteremo del più generale rapporto tra Unione Europea e Cina, con particolare riguardo poi anche al tema per quanto riguarda gli sviluppi europei, degli investimenti che ci aspettano, del digitale, delle infrastrutture digitali che riteniamo prioritarie, saranno anche al centro questi investimenti del programma Next Generation EU. Vogliamo assolutamente che l'Europa recuperi questo divario rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina, paesi che hanno investito molto e sono più avanti nelle infrastrutture digitali. Anche se è una tecnologia in continua evoluzione, possiamo quindi recuperare questo divario, ma dobbiamo investire. Non è solo un problema di vantaggi sul piano della cosiddetta autonomia strategica, la cosiddetta sovranità digitale. È un vantaggio ovviamente per far crescere ancora di più, per dare impulso alla crescita economica in vari settori trasversali di attività, ma soprattutto è un grande investimento del capitale umano, perché così noi rafforziamo anche assicurare un maggior futuro, un futuro più sicuro alle nuove generazioni, ai nostri giovani, e quindi riguarda un capitale umano che parte dalla scuola, l'università, ricerca. E poi ancora questa sera vedrò la Ursula von der Leyen, la Presidente von der Leyen, ragioneremo, inizieremo anche a discutere per quanto riguarda il Global Health Summit, che la nuova iniziativa da lei annunciata si terrà in Italia l'anno prossimo, e parleremo di tante altre questioni. Grazie ancora.